Bene, buonasera a tutti, grazie di avermi invitato. Io questa sera non avevo altre cose da fare, quindi sono venuto volentieri, non c'è nessunissimo problema. Poi alle feste, soprattutto alle feste organizzate in queste zone, vengo volentieri, mi trovo bene, sto con gente con cui ho tante cose in comune. Allora, avrei molte cose da dire anche sulle cose che ho sentito fino adesso. Se dovessi dire come la penso, mi avvicino molto a Poletti, dopo entriamo anche nel merito di alcune cose. Mi piace parlarvi della questione della Riva Acciaio e dell'Ilva perché un po' dà l'idea di come funzionano le cose e di come, secondo me, bisogna affrontarle, uscendo dalle enfasi, dalle chiacchiere, dalle parole, provando con fatica a risolvere i problemi. Allora, punto uno. C'è un'indagine sull'Ilva, quella di Taranto. I capi di imputazione sono capi di imputazione molto gravi, perché il giudice, o meglio il pubblico ministero, che quando si è mosso ha visto l'accordo del giudice che è il GIP, ritiene che nell'attività della Ilva, parliamo Ilva adesso, si sono generate tutta una serie di condizioni di danneggiamento dell'ambiente, sia per le persone sia per l'ambiente inteso come la natura, che hanno prodotto danni importanti alle persone, compresi danni che hanno portato alla morte delle persone. Questa indagine ritiene anche che ci sia stata una ricchezza accumulata in modo illegittimo e la fissa in 8 miliardi e 100 milioni. Quindi il giudice ritiene che i Riva, la famiglia Riva, nel gestire l'Ilva di Taranto, avendo omesso una serie di operazioni a tutela dell'ambiente che hanno portato a gravi danni, si sia messa in tasca 8 miliardi e 100 milioni. Vedremo su questo cosa diranno i magistrati, che dovranno poi portare in giudizio i Riva con la tesi dell'accusa e i loro avvocati, che sosterranno invece qualcosa di diverso. A seguito di questa decisione, che ha portato all'accusa che vi ho detto, è scattata anche una misura di sequestro. Cos'è il sequestro per equivalente ai fini della confisca? È un'attività che va a ricercare i beni dei Riva di ogni tipo per sequestrarli in attesa del giudizio, e se il giudizio sarà di condanna, per confiscarli. L'obiettivo è di fare in modo che nel frattempo non spariscano. Chiaro questo? Allora, cosa fa intanto la Ilva a Taranto? L'Ilva Taranto ha dei forni, degli altiforni. Negli altiforni arrivano i minerali che sono carbon coke e minerali ferrosi. Viene fatta la ghisa madre. Questa ghisa madre successivamente diventa bramme. Cosa sono le bramme? Dovete immaginarvele come dei grandi tavoloni di ferro, alti 20 centimetri, larghi un metro, lunghi 20 metri, e queste brame vengono successivamente lavorate nei forni elettrici fino a diventare nastro d'acciaio di vari spessori. Questo nastro d'acciaio serve a fare tante cose, non lo so, le navi per esempio, quando è molto sottile per fare gli elettrodomestici, a seconda dello spessore e delle caratteristiche serve a fare tante cose, profilati. Questa azienda, per darvi le dimensioni, ha 200 km di ferrovia all'interno, i campi minerari sono 70 ettari, 100 campi di calcio affiancati l'uno all'altro, ha 60 km di nastri trasportatori di minerali, all'interno una centrale elettrica, ha 5 forni, a 5 altiforni, poi tutti i forni elettrici che hanno una funzione diversa,
ha laminatoi che sono lunghi 1000 metri, immaginatevi che entra questo pane d'acciaio molto grande e via via diventa sempre più sottile e più lungo, fino a diventare una lamiera che poi viene avvolta da delle bobinatrici, ha un porto che ha una banchina di 400 metri, possono attraccare navi immense, e produce acciaio in modo remunerativo, potenzialità 10 milioni di tonnellate di acciaio l'anno. La più grande acciaieria d'Italia in assoluto e una delle massime d'Europa e del mondo. È stata fatta dallo Stato tanti anni fa attraverso la Finsider e poi è stata acquistata dal gruppo Riva, un privato. Abbiamo fatto una legge che ha portato un commissario, si chiama Bondi, quello che si è occupato della Parmalat, in modo tale che questo Bondi potesse rispondere all'esigenza di attivare tutto il processo di risanamento. Il processo di risanamento si chiama AIA, costa vari miliardi. Vuol dire coprire i campi minerari con una copertura. Vi dico perché sono importanti i campi minerari, perché il minerale viene comprato quando costa poco, lo si deposita e viene usato quando il minerale costa di più. Lo stesso le navi molto grandi vanno a cercarselo nei posti dove costa di meno e ne porta tanto. Le stesse bramme di Ghisa di cui vi ho parlato non sono un bene che si svaluta, perché depositate, quando il mercato le richiama, mantengono il loro valore. Insomma, è un'azienda colossale, è un'azienda enorme. E bisogna attuare questo processo di risanamento, che consiste nel coprire i campi minerari, nel coprire i nastri trasportatori, nel vedere come funziona tutto il sistema, adesso è lungo da spiegare, dei forni, degli altiforni, nel fare in modo che non girino le polveri, nel fare in modo che per esempio tutto il percolato, pensate tutta l'acqua che si sporca con i minerali ferrosi, sia portata in un punto dove viene depurata e finisce in mare pulita e non sporca. E tutto questo costa vari soldi. Abbiamo nominato un commissario con una legge che ha il compito di attuare questo processo, anche perché senza l'ILVA che funziona non ci sono i soldi per metterla a posto, non c'è niente da fare, dovremmo fare tirar fuori miliardi solo per congelarla in quella situazione. Soldi non ci sono, non si può fare. Bisogna farlo con l'ILVA che funziona, ma anche perché se noi perdiamo questo asset dell'acciaio lo dobbiamo andare a comprare in giro, e comprarlo in giro significa pagarlo di più. Tanto abbiamo 20.000-25.000 persone che perdono il posto di lavoro, che non è una banalità, tra lavoratori diretti e indiretti, perché c'è tutto un indotto. Primo. Secondo, perché tutte le aziende che usano l'acciaio prodotto in Italia, se se lo devono andare a comprare all'estero, solo il trasporto incide per un 15-20% in più di quanto lo si paga attraverso quello dell'ILVA. Allora, per tanti motivi che vi ho detto, e soprattutto perché si può risanare l'ambiente solo con l'ILVA che funziona, se no viene fuori un oggetto che continua a inquinare e che nessuno custodisce più, abbiamo operato per salvaguardarla. L'attività dei magistrati è continuata alla ricerca dei beni dei Riva che si sono, secondo la loro tesi, arricchiti illegittimamente. Ed è arrivata a sequestrare tante cose di cui non sempre i giornali parlano, barche, roba così, parecchie cose. Ma ha sequestrato anche un'altra azienda dei Riva, che è sempre nel campo dell'acciaio, forni elettrici, acciaio fatto col forno elettrico, quindi da rottame, non da minerale. Sono tutte aziende che stanno al nord, Verona, nel Milanese, nel Piemonte, sono 7 stabilimenti. Hanno sequestrato i conti per recuperare gli 8 miliardi e 100 che stanno cercando di recuperare per questo sequestro ai fini della futura eventuale confisca.
come fare a risolvere questo problema? Io ho posto un problema semplicissimo. Il sequestro non lo metto in discussione. È un atto che fa il giudice per recuperare un valore. Ma dico, se sequestri un cavallo, gli si dà da mangiare finché è sotto sequestro, no? Se no, il cavallo muore. Se sequestri derrate alimentari, le derrate alimentari vanno messe in frigo, perché se no marciscono. E l'interesse a metterle in frigo o a dar da mangiare al cavallo sono di due soggetti. Uno è lo Stato, mi dà il cavallo vivo, non il cavallo morto che vale di meno. L'altro è del sottoposto a indagini, che se per caso risulta innocente gli restituisce il cavallo vivo, non il cavallo morto, giusto? E cosa succede se sequestro un'attività produttiva? Dove ci sono operai che lavorano, dove c'è gente che porta, dove ci sono aziende che forniscono, adesso sono ferme, il rottame, dove ci sono aziende che acquistano l'acciaio. Poi vi dico una cosa della Berco che è interessante, perché c'è anche a Modena la Berco, no? Ecco, vi dico una cosa anche della Berco. Ieri ho incontrato l'amministratrice che me l'ha posta. Cosa succede se 1.404 persone non hanno più posto di lavoro perché è stato sottoposto a sequestro? Cosa succede a tutto il sistema, insomma? Succede un danno a chi? A chi fornisce il materiale, a chi ne ha bisogno come cliente, ai lavoratori e a tutto l'indotto e al sistema industriale italiano. E quindi ho posto un problema: il sequestro, che non discuto, deve avvenire senza fermare la fabbrica. Tutto qua. Si dà da mangiare al cavallo? Sì. Si continua a far funzionare la fabbrica? Sì. A vantaggio di chi? Di tutti. Dei lavoratori, dei fornitori, dei clienti, dello Stato, che se gliela requisiamo, se gliela confischiamo, ha un valore, non una baracca, un rottame, del privato, che se per caso è innocente, gli restituisci la fabbrica e non un rottame. Giusto? Questa è la posizione. Perché il problema si pone? Qui bisogna dire una cosa un po' tecnica. Nel 2008 hanno cambiato l'articolo 104 del codice di procedura penale. Lo ha voluto il governo, era ministro Tremonti, e ha detto tutto quello che viene sequestrato va al custode, esclusi i soldi che vanno nel fondo unico di giustizia. Ecco che il custode, per la prima volta si sono incontrati custode e proprietà nell'ufficio del mio ministero, nel mio ufficio, e si sono parlati per vedere come riattivare l'azienda venerdì mattina alle 8, perché poi avevo il consiglio dei ministri alle 10. E l'obiettivo è, in un'interpretazione estensiva, il GIP dice sì, accetto che i soldi siano rimessi in circolazione per far girare la macchina, pago gli stipendi, pago i clienti, pago i fornitori, prendo i soldi dai clienti, gira la macchina, oppure con una norma di legge metto che il magistrato, quando sequestra un'azienda, un'attività produttiva, ha l'obbligo di farla funzionare, di dar da mangiare al cavallo, che è sotto sequestro, ma se lo vogliamo vivo devo continuare a mangiare. Non so se ho spiegato abbastanza. Adesso vi dico anche le preoccupazioni, perché ci sono posizioni anche preoccupate su questo. Una preoccupazione: istituisce una nuova forma di esproprio. No, il sequestro mica lo fa la legge che il governo adesso vuole fare con un decreto. Lo ha fatto il giudice, che ha il suo diritto di farlo. Io voglio che quel sequestro non faccia morire l'azienda, e in futuro che le aziende sequestrate per questi motivi non debbano chiudere. Non so se ho spiegato abbastanza questa cosa, se l'avete capita. Però capite la complessità. Se io mi limito a fare il partigiano o dei magistrati, come una parte hanno ragione i magistrati perché si rifanno ai comportamenti dei Riva,
e c'è un motivo per averla su coi riva, per dare ragione ai magistrati. Oppure quelli che danno torto ai magistrati, perché dicono che i magistrati bloccano la produzione. Siamo qui a predicare uno con una posizione e uno con un'altra, il problema non si risolve. Dobbiamo passare all'abitudine sana di cercare le terapie, perché i signori che fanno soltanto diagnosi, secondo me non fanno tutto quello che va fatto, a parte che delle volte elencano i sintomi, non c'è la diagnosi che è un po' più sofisticata. Bisogna trovare le soluzioni, e questo è il meccanismo per cui mi sono messo a lavorare. Domani, non so se riuscirò domani a convocare in modo straordinario, stanno vedendo adesso con Patroni Griffi, a convocare il Consiglio dei Ministri, Letta è andato negli Stati Uniti, quindi presieduto dal Vice Premier, e decidere questa cosa, o dopo domani, ma entro due giorni, tre giorni, questa cosa, una norma che dica che quando c'è un sequestro ai fini della confisca, non può bloccare l'attività, licenziare i lavoratori, e non continuo con quello che avete già capito perché l'ho detto due o tre volte. Però vedete, è emblematico questo di tutti i problemi. Noi ci siamo abituati ad elencare sintomi, ad elencare sintomi. Se uno va dal dottore e gli dice: dottore, ho il male alla spalla, e il dottore dice: ah sì, dice, caro, guarisci la spalla. E io, no, dottore, mi dia anche qualcosa, guarisco la spalla. Ho capito che se non ho male di spalla il problema non si pone, ma dovremmo entrare un attimino nel merito. Come mai? Che medicina? Servono i massaggi? Servono, non lo so, Marconi terapie? Servirà qualcosa? Vi dico per esempio della Berco, perché è curioso questo fatto. Incontro l'amministratrice ieri sera a Ferrara. Dopo la sofferenza dell'accordo. Ecco. Mi dice una cosa semplicissima: la Berco è di proprietà della Thyssen, 100%. La Thyssen fa acciaio, la Berco compra l'acciaio dalla Riva Acciaio. Dice: se la Riva Acciaio non mi vende l'acciaio, secondo lei la Thyssen cosa mi dirà? Compra il mio, no? Sei mia, compra l'acciaio del tuo proprietario, della Thyssen. E io cosa dico alla Thyssen? No, glielo devo comprare. Quando fra 20-30 giorni il problema si risolverà, secondo lei sono in grado di tornare a dire alla Thyssen: senti Thyssen, basta con l'acciaio e sei il mio proprietario, perché ritorno a comprare quello della Riva? Dice: non sono in grado di farlo, quindi risolvete presto il problema. Ecco l'urgenza di trovare soluzioni e di smetterla di dire soltanto quali sono i sintomi. Dobbiamo fare uno sforzo per parlare delle terapie. Adesso qui mi fermo perché risponderò a una successiva domanda, ma per esempio, siamo d'accordo o non siamo d'accordo che l'Italia deve restare al 3% del rapporto deficit-PIL? Si risponde o sì o no, fai una casella sì, casella no. Se no, noi stiamo dicendo, come quelli delle quote latte, che vogliamo avere i vantaggi del fatto che si produce meno latte e quindi costa di più, e noi ne vogliamo produrre di più. Identico. Il modello quote latte spiega il fenomeno. Quello ve lo ricordate, perché un pezzettino di Italia produttori cosa ha fatto? Ha accettato le quote latte, il prezzo è andato su, loro ne hanno fatti di più di quello stabilito, quindi hanno avuto il doppio vantaggio del prezzo alto di farne tanto. Stare dentro il 3% debito PIL è rispettare un accordo per cui i vantaggi di un'inflazione che rimane contenuta li abbiamo. Se noi non rispettiamo, abbiamo un'inflazione contenuta e contemporaneamente possiamo prenderci un po' di ricchezza in più e scaricarla sugli altri paesi. Non si può fare, a meno che tutti i paesi d'accordo, noi siamo per questa ipotesi, non siano per allentare questo, ma tutti insieme. Non lo può fare uno da solo, è chiaro. Ecco perché Saccomanni dice: non posso sforare il rapporto debito-PIL, non posso produrre più latte di quello della quota latte, la stessa identica cosa. Non posso non mantenere un impegno che mi dà un vantaggio, e non posso prendermi il vantaggio e non
rispettare le regole che ho accettato. Ecco perché è complicato oggi tirar fuori soldi per investirli nella situazione italiana. Perché dobbiamo fare tutto a costo zero, non a saldo zero. Cos'è il saldo zero? Quello che facciamo in tutte le famiglie. Mi compro una casa e pago le rate. Ho un debito, ma ho anche una casa. E piano piano, con le rate, torno in divento proprietario del mio bene. Lo fanno i comuni con i mutui, lo fanno le aziende con i mutui, lo fanno in tanti. Investo, il vantaggio ce l'ho distribuito nel tempo, non subito. Noi non possiamo in questo momento farlo più del 3%. Sopra il 3% devi stare a costo zero. Ogni iniziativa deve essere immediatamente coperta. Abbiamo coperto il punto IVA, tre mesi, 1 miliardo. L'IVA un punto sono 4 miliardi. Deciso da chi l'aumento? Da un governo del periodo Berlusconi. Perché? Perché è andato in Europa per dimostrare che restava dentro il rapporto deficit-PIL, rientrava, e ha presentato una serie di tagli della spesa ritenuti incredibili. E gli ha detto, va bene, se li fai sei a posto, se no in automatico scatta un punto di PIL. Noi siamo in quella situazione, non sono stati fatti i tagli, non si possono fare e ci scatta il punto di PIL. Oppure troviamo dove tagliare. Però il paese ha anche altre emergenze, il sociale. Abbiamo un paese che, impoverendosi, crea problemi immensi in ambito del sociale e i comuni sono in affanno perché hanno bisogno di risorse per affrontare i problemi. La cassa integrazione, ve l'ho appena detto, ci sono 90.000 operai, lavoratori dipendenti, in cassa integrazione speciale, che non vuol dire cassa integrazione normale. Cioè quella per cui rigenero le attività produttive e poi riparto. È una cassa integrazione che lui ha detto non ha fine, non ha una situazione di conclusione. 90.000 persone a cui garantire uno stipendio, si è fatto adesso d'altro mezzo miliardo per... I comuni sono boccheggianti, non hanno i soldi per funzionare, glieli dobbiamo dare perché i comuni sono fondamentali, lo sapete tutti quanti, qui ci saranno anche amministratori, sono lo Stato sociale vero, quello che si interfaccia al cittadino. Quindi non è che abbiamo soldi per far tutto, e la scuola, e la cassa integrazione, e l'incremento della spesa sociale, e le risorse da dare ai comuni per alcune infrastrutture, e niente IMU, e niente IVA. Alla fine non ce la facciamo, no? Questo ha detto Saccomanni. Ma in una famiglia qualsiasi sta cosa si capisce, scusatemi. Una famiglia, 4 figli, dice uno vuole una cosa, uno vuole... Guarda, qua bisogna scegliere. Non possiamo avere tutto quello che vogliono tutti i figli. Quindi... Uno si sacrifica, l'altro gli diamo... Così funziona, non c'è alternativa a questo, se non in tempi lunghi. Li stiamo predisponendo, i tempi lunghi sono rilanciare lo sviluppo. Ci vuole un po' di tempo. Però se parliamo di IVA, insorgono tutti i commercianti perché dicono che si riduce il consumo. Se parliamo di IMU, c'è tutta una... Una soluzione equa sarebbe stata, a mio modo di vedere, però siamo alleati a un'altra forza politica e bisogna per forza trovare con loro una mediazione. Togliere l'IMU per circa 2 miliardi e mezzo alle famiglie con le case normali e mantenerlo per le case di lusso, che sono una minoranza di famiglie, tirandola abbastanza su, tirando su 1,5 miliardi, avremo risolto il problema dell'IVA. Non ci riusciamo perché la compagine che sostiene questo governo non riesce su questo punto a trovare un accordo. Penso che l'unica forza politica in Italia che è in grado di mettere insieme due elementi fondamentali che non possono stare separati sia il Partito Democratico. Quali sono questi due elementi? L'idea di equità sociale e di benessere sociale e l'idea di sviluppo economico. Senza il secondo, il primo non si può fare. L'unica forza politica che ha le idee chiare, o almeno in potenza chiare, vuol dire potrebbero diventare chiare più avanti,
su questo argomento il Partito Democratico. Se ne trovano un sacco di partiti sull'equità sociale. C'è un'inflazione. Tutti ti spiegano per come e per cosa tutti devono avere soddisfatti i loro diritti. Difficile trovare quelli che ti spiegano come si fa. Il come si fa è escluso dalla discussione. Ti spiegano cosa sarebbe bello. Io ho fatto tanti anni sindaco. Anzi, vi dico una, quando chiamano sindaco mi giro. Se dicono ministro mi guardo intorno, dico, ma io ministro chi è? Dov'è? Ecco. Mi sento ancora molto, molto sindaco. Quando per esempio c'è stato il terremoto, ho chiesto all'ANCI, Associazione Nazionale dei Comuni, datemi un comune che posso aiutare. Mi è andato Reggiolo, mi pare si chiami, sono andato a trovare il sindaco, una donna, era tutto messo. Mi sono messo d'accordo sulle cose che potevamo fare, un po' di soldi li ho tirati su dalla fondazione, e c'è, qualcosa ho tirato fuori come comune, perché se no campo a cavallo. Poi ho messo insieme, ho aperto un conto corrente, abbiamo tirato sui soldi come città, sono andato là con un gruppo di tecnici, ditemi cosa vi serve sotto il profilo dei tecnici comunali, gente in grado di fare progetti, progetti di recupero, di operare sull'urbanistica, e abbiamo trovato una bella intesa, ci ho guadagnato anche 3 meravigliose bottiglie di Lambrusco, che si è bevuto mio figlio, però io so già poco, non sono riuscito a fregargliele. Devo dire che ho sempre operato con questo stile, cioè vai a vedere e prova a dare un aiuto concreto. Allora, l'unica forza politica in grado di mettere insieme lo sviluppo economico, che è fatto di tante cose, dobbiamo anche cambiare tante idee anche noi, perché non possiamo illuderci che ci sia lo sviluppo e poi diciamo di no a qualsiasi cosa si vuol fare per lo sviluppo. Se vogliamo che ci sia lo sviluppo e l'equità sociale, la sintesi la trovo nel Partito Democratico, e proverei a spiegare questa cosa qua ai cittadini. Guarda che non puoi volere una cosa e il suo contrario, non puoi farti dare ragione sempre a te e a chi dice il contrario. Sapete quella storiellina di quel tale, no? Che dava sempre ragione a tutti, per cui il vicino arriva e gli spiega che ha ragione lui sul confine, dice lei ha perfettamente ragione, poi arriva l'altro e gli spiega che ha ragione lui, sa che lei ha perfettamente ragione, la moglie dice ma Giuseppe non è che puoi dare ragione al primo e anche al secondo, perché o ha ragione il primo e allora ha torto il secondo, ha ragione il secondo, allora ha torto il primo. Amore, hai ragione anche tu. Cioè non si può fare così, avete capito? Perché io, facendo il sindaco da tanti anni, ho visto che alla gente bisogna dire la verità, andargli a raccontare come stanno le cose, spiegargli. Per esempio, la cosa che ha detto lui, io la dicevo sempre ai miei cittadini. Gli aggiungevo anche, prendi la bottiglia di plastica e la metti nel cassonetto. Cioè, non puoi lagnarti che la città è sporca e non porti il problema di tenerla pulita. E devi fare le due cose, no? Se tutti sporcano, non ci sarà mai una macchina pubblica che pulisce adeguatamente. Ma vale su un'infinità di cose, Vale su tutto. Anch'io sono dell'avviso che bisogna utilizzare tutte le risorse. Per esempio, il mio comune, ad un certo punto ci siamo accorti di aver fatto 200 parchi, cioè un'infinità, e tutti vanno aperti, chiusi, gestiti, e l'erba è lunga e qua e là. Adesso gli avevamo aggiunto a tutti un certo numero di orti. 6-7 anziani avevano l'orto, in cambio aprire il parco, chiudere il parco, tagliare l'erba del parco, se si rompe un pezzettino di rete, l'aggiusti subito, basta un filo di ferro, una pinza, lo metti a posto, aspetti una settimana, la rete è giù, aspetti un mese, van giù anche tutti gli stralli in metallo, dopo un po' bisogna spendere decine di migliaia di euro, quando non sono centinaia, per rifare la recinzione. Quindi anch'io sono di tutte queste soluzioni qua. Bisogna riformare un po' il modo di vedere queste cose, e io credo che qui ci siano margini importanti per costruire un messaggio di impegno politico, un impegno che premia le persone che sono in gamba, guarda con attenzione i giovani,
che sono il nostro futuro, molti anziani si lagnano dei giovani, non ce n'è un'altra di generazione, dice vabbè questi non mi piacciono, li scarto, me ne tiro su un'altra, no? E quelli sono, e tra l'altro ci sono un sacco di eccellenze, eccetera. Quindi questo modo pratico, concreto, semplice di operare, secondo me dovrebbe caratterizzare la vita politica e dovremmo dare questo messaggio. Adesso faccio un esempio quasi dissacrante. La Chiesa è in difficoltà, il Papa Benedetto vecchio in difficoltà, si vedeva che non ce la faceva. È arrivato un nuovo Papa, non è che ha fatto tantissimo, ma ha creato un messaggio di enorme speranza, in battute semplici, efficaci, chiare. Ha spiegato che chi si trova nella sua situazione, che ha una fede, deve impegnarsi ad aiutare gli altri senza giudicarli, impegnarsi, darsi da fare. Questo è il messaggio su cui, secondo me, come forza politica dovremmo concentrarci di più, cioè ragionare su come motiviamo i giovani a lavorare, a impegnarsi, a credere in un futuro, perché gli esempi dati li hanno abbastanza demoralizzati e scoraggiati. Vi dico una cosa sul governo. Allora, io non avrei mai pensato di diventare ministro, stavo benissimo a fare il sindaco, non lo facevo benissimo, e mi sono trovato molto sorpreso quando mi è stato chiesto se accettavo di far parte di questa compagine. Vi ho detto prima che non sono ancora entrato del tutto nella psicologia. Ritengo però che un governo, un paese lo debba avere. Se in un pullman si elegge l'autista e il pullman deve correre a maggioranza assoluta e tre componenti non eleggono neanche uno, qualcuno si metterà al volante o il pullman resta senza la guida. Bisogna immaginare anche le cose in modo più semplice e quindi ritengo giusto che si sia formato un governo che almeno risolva due questioni. Uno, non riportarci a votare per ritrovarci in questa stessa situazione. Perché se noi andiamo a votare e ritorna questa situazione, non è detto che ci sia sempre Napolitano che ce la risolve. Cosa succede al paese se non c'è un governo? Perché la situazione è che non c'è nessuna maggioranza in grado di farsi. Secondo, guidare il pullman nella fase in cui si è in curva in montagna, perché siamo in curva in montagna, siamo in una montagna con i tornanti e bisogna per forza guidarlo. Come ripartire con l'economia? Alcune cose sono state dette, alcune cose le abbiamo fatte. Intanto, la prima, pagare i debiti della pubblica amministrazione. Uno dice, vabbè, bravo, perché non l'avete fatto? Non l'abbiamo fatto, il Paese non l'ha fatto, il governo Letta ha iniziato a farlo, perché veniva computato il debito nel deficit. E quindi ci dicevano non li potete pagare questi debiti. Quando finalmente in Europa siamo riusciti a far passare l'idea che il debito pubblico nei confronti delle aziende non è deficit ma è debito generale, si è sbloccata la situazione. Abbiamo 70 miliardi circa la pubblica amministrazione di debiti da pagare e si è messo in moto il pagamento. Perché non è stato pagato tutto? Perché una componente del debito è interesse, quello va nel deficit, quindi non siamo in grado di pagarlo tutto d'amblè, ma abbiamo già sbloccato 20 miliardi, adesso altri 10, e sono già stati pagati, dicono sempre 7, 12 miliardi di euro. Hanno dato una spinta. Poi abbiamo fatto una miriade di cose di cui nessuno ha parlato. Per esempio, finanziamo le aziende che si comprano macchine e utensili pagando il 50% degli interessi, si chiama Sabatini. Adesso escono dal mio ministero i decreti che dovevamo tradurre in operatività. Abbiamo esteso l'eco bonus per altri 6 mesi. Cosa vuol dire? Vuol dire che chi efficienta la propria casa dal punto di vista energetico, cioè fa consumare di meno per riscaldarla e di meno per raffreddarla d'estate, ha un aiuto fiscale. Abbiamo messo un contributo fiscale per le ristrutturazioni edilizie, di nuovo 50% di tasse in meno, anche per quella parte dell'arredo che non è arredo
mobile, l'arredo fisso, la cucina fissa, eccetera. È ripartita un po' anche questa attività, qualche effetto si è visto. Abbiamo attivato tutta una serie di procedure per favorire il credito. Cosa vuol dire? Le banche chiedono garanzie e a volte si realizza la situazione paradossale che i soldi li può avere solo chi li ha già. E allora garantisce lo Stato, prima metteva 2 miliardi a copertura, adesso siamo arrivati a 5 miliardi a copertura ed è anche questo un aiuto. Cominciano a essere adesso con una nuova norma, questa deve ancora arrivare, l'ho preparata, chiediamo alle aziende di emettere i bond, i mini bond, non c'entra 007, i mini bond sono delle obbligazioni, l'azienda li emette e un risparmiatore fa due conti e dice ma sai che quell'elettromedicale di Mirandola mi pare interessante, compro quello che mi rende il 6,5 invece di comprare, di metterli in banca al 4%, invece di comprare i bot al 3,5%, eccetera. Quindi un meccanismo che consente alle aziende di finanziarsi direttamente con il piccolo risparmio. Come lo aiutiamo? Defiscalizzando questa possibilità. Sto proponendo una soluzione per l'energia, qua ci sarebbe da parlare tanto, ma voglio essere sintetico. Noi abbiamo installato una potenza energetica 2,5 volte quella che ci serve. Uno dice, come mai? Avete avuto il blackout? Sì, blackout 12 anni fa. Nel frattempo in Italia sono fatte le centrali fotovoltaiche, le centrali eoliche, le centrali a ciclo combinato di gas, le centrali a biomassa. Complessivamente abbiamo installato 2,5 volte il fabbisogno, 2,5 volte il fabbisogno. E oggi i dati sono, abbiamo 50 gigawatt di potenza rinnovabile installata, adesso vi do tutti i numeri, vi annoio, 18,5 di fotovoltaico, 10 quasi di eolico, poi biomassa e idroelettrica e 70 circa di fossile, gas, carbone, petrolio e qualcos'altro. Allora, l'obbligo per il GSE, che è il gestore del sistema elettrico, è comprare prima le rinnovabili, ma rinnovabili sono più costose delle altre. Hanno un incentivo per l'investimento fatto. Quanto costa l'incentivo all'anno? 12 miliardi di euro. Non sono bruscolini. Cosa significa? Che le nostre aziende fanno fatica anche per il costo eccessivo di energia, no? Allora, adesso interverremo come? Riducendo di 3 miliardi, stiamo discutendo la cifra esatta, io sono per i 3 miliardi di euro la bolletta, voce a 3 in bolletta. E non tocchiamo gli incentivi ai produttori di rinnovabili, resta come prima, però siccome verso il 2033 crolla il contributo sulla bolletta, continuerà per altri 10 anni. Abbiamo spalmato in avanti in modo da dare una spinta alla nostra industria e anche tutto il resto. È una misura concreta. Vedete, dobbiamo trovare le soluzioni, non possiamo, altrimenti le trova qualcun altro. Arriva qualcuno e le trova. E in molti paesi hanno ridotto il rapporto deficit-PIL licenziando una massa consistente di lavoratori dipendenti, riducendo enormemente le pensioni, riducendo lo stipendio dei lavoratori pubblici. Cioè hanno fatto operazioni terrificanti dal punto di vista dell'impatto sociale, con situazioni di miseria diffusa che stanno vivendo adesso. Sì, ma hanno dei buoni conti. Sì, ho capito, hanno buoni conti. Si fa presto, dimezziamo tutte le pensioni, sai come si risanano i conti pubblici? Sì, e sai come gli anziani vivono, mi veniva una parolaccia, male. Quindi bisogna assolutamente vedere come trovare la soluzione senza distruggere il tessuto sociale, senza bloccare la prospettiva dei giovani. Abbiamo messo in moto una serie di risposte, ne ho citate solo alcune, se no vi rubo troppo tempo, e penso che queste cose ci porteranno fuori dal punto più critico. Poi
cambiata la legge elettorale, il pullman lo può guidare anche una maggioranza relativa, e arrivederci e grazie, chi non ci sta, sta fuori, no. Riprendiamo, spero noi, in mano il volante e guidiamo un po' meglio questo paese. Grazie al Ministro, grazie a tutti.